Ciao ragazzi, ed eccoci qua su Nintendo Entertainment. Sì, vabbè. Comunque, siamo ritornati sulle novità di NES, l'applicazione di Nintendo Switch Online che rappresenta i giochi di NES, della console NES. Oggi scopriremo insieme sia le novità di marzo, ma pure quelle di febbraio, perché alla fine il video delle novità di febbraio non l'ho fatto. Comunque, apriamo un attimino queste novità. Già la prima novità, vediamo insieme, che è Blaster Master. Queste mi sa che sono, questa prima fila, sono le novità di febbraio. Poi vediamo un po' Kirby e pure Kirby Adventure. Da quando mai esisteva Kirby? Porco cane, non pensavo, ragazzi, che esisteva Kirby nel 1980. Porco cane, non mi aspettavo sta roba. Eppure, vabbè, penso che ci sia stato un gioco. No, mi sembra pure ma. No, no, ragazzi. Non c'è stato nessun gioco di Kirby. Questo è il primo gioco che vedo di Kirby su NES. Quindi è tanta roba. Ho voglia di provarlo, assolutamente. Poi abbiamo Metroid, che è lo Special 2, quindi è inutile che lo proviamo. E infine abbiamo Super Mario Bros. 2. Non so se farci una serie. Non lo so, ragazzi. Già stiamo concludendo. Già stiamo cercando di finire Super Mario Bros. 3. Comunque, vediamo un attimo se si può fare pure questa serie di Super Mario Bros. 2. Bah, la potremmo fare. Però, vediamo un attimo. Aspettiamo un attimo. Comunque, detto ciò, Super Mario Bros. 2 per adesso non lo proviamo. Possiamo provare Kirby Adventure, Blaster Master, mi sembra che l'abbiamo provato, quindi lasciamo perdere. E vediamo le novità a questo punto di, possiamo dire, di marzo. Perché è il video concentrato sulle novità di marzo. Perché alla fine le novità di febbraio possiamo provare solo Kirby Adventure. E quindi ragazzi passiamo alle novità di febbraio, di marzo, scusate. Kid Icarus, che gioco è? Vabbè, comunque lo proviamo. Poi un altro Kirby Adventure Special, va bene. In questo caso si riferisce anche come novità di marzo. Poi abbiamo Star Tropics. Sembra un regno di piante, però vediamo un attimo pure questo. L'ultimo gioco è Zelda 2 Special. Quindi ragazzi, oggi principalmente possiamo provare due, tre giochi, ragazzi. Dai, tre giochi. Cerchiamo di capirci qualcosa. Io direi di iniziare con Kid Icarus. Poi andiamo su Kirby Adventure. Possibilmente non scegliamo Special perché non lo so, non mi piacciono i Special. E poi andiamo a fare Star Tropics. E se ci rimane tempo, vediamo un attimo di provare questi Special. Vediamo un attimo, non tutti Special, ma proviamo un attimino. Detto ciò ragazzi, andiamo a fare il primo gioco di oggi, vabbè, Kid Icarus. Ok, premi start per iniziare. Perché mi dice continua? Ok ragazzi, eccoci qua e siamo pronti per fare questo gioco. Ma che è? Ma che roba è? Che è Cupido in versione pixel? Oddio! Oddio, va a cambiare pure così. E voi che siete, serpentelli? Ma chi sono questi bruchi serpente? Come li posso chiamare, ragazzi? Diamogli un nome, perché io sinceramente non so come si chiamano. Boh, serpentelli, che ne so. Andiamo avanti comunque, va. Ma che arma ho? Scusate, eh. Ma che è, una lancia? Una spadina? Ma che è? Un coltello? Che è? Come Infinished? Ma come? Ma cosa? Ma assolutamente no. Ma cosa è successo? Ma è possibile? Appena vado su, praticamente se tocco giù, non c'ho più l'appoggio e muoio? Non è possibile, ragazzi. Assolutamente no. Qui che c'è? Non c'è niente, perfetto. Si può salire? Ok, andiamo.
Vieni. Andiamo avanti. Oddio, è questo che cazzarola è? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Poni voi agli ammortacci vostra. Ma qui, come funziona sta vita, ragazzi? Io non riesco a vederla. Boh. Ah, volevi attaccarmi, eh? Ci pensano loro, però. Via, via. Che è sta roba? Boh. Che è tipo quella cosa che quando Mario prende diventano tutti stelle, tipo? Tutti monete? Ora, alla fine sti cuori non sembra che mi dà la vita. Sembra che dà tipo una forma di moneta. Eh sì, ragazzi, adesso che ci sto pensando, siccome è un gioco di Cupido. Cupido di merda, Cupido, poi dici pure che devi insultare i cupidi? Niente, non ci siamo riusciti. Perfetto. No, io però sono curioso di andare avanti, però. Non devo cadere, però. Non devo cadere. A questo punto mi aiuto con le frecce direzionali, anziché il pad, che mi sembra pure meglio. Perché a volte devo dire, il pad non è preciso. Devo dire la verità. Oh no. Vai, vai, vai. Mamma mia, quello mi sa attaccare, ce l'aveva proprio con me. Non so come funziona questo gioco. Che cazzo? Oh, ma che cazzo? Ma che cazzo era? Ma che è, ragazzi? Ma va lento! Ma guardate quanto va! Ma niente! Ma non si uccidono questi! Ma sono morto! Ma vaffanculo, via, vaffanculo! Ma chi ci pensa più? Dove mi fai ripartire? È sempre qua, allora niente, ragazzi, ma a me non mi va di fare tutto il livello ca da capo, però. Ma dai, ma chi era quello? Mi aveva fatto fuori in una maniera incredibile. Ma che roba, ragazzi. Dai, che mi prendo. Non danno la vita, ma dai. Pensavo che mi davano la vita. Non danno la vita, sti robbi. Ah, vedete, quello se. Oh mio Dio, se impazzisce quello. Comunque si può uccidere. Ma a volte il gioco rallenta, ragazzi. Ma qui abbiamo il gioco che. Via, via. L'obiettivo, ragazzi, è completarlo così. Vaffanculo, non ci sono riuscito. Ma vaffanculo. A te a sto gioco. Basta, mi sono rotto, ragazzi. Quella sarebbe l'ideale, l'uscita lì. Ma ragazzi, non ci voglio arrivare perché mi ha rotto sto gioco. Basta, 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 basta. Può concludere così questa avventura. E adesso facciamo Kirby, va. Almeno un po' mi rilasso. E sono veramente curioso come è strutturato sto gioco. Oh, eccolo qui, Kirby. Oh, it's Kirby, vai. Eccoci qua, Kirby Adventure del 1993. Altro che 1800, 1980. 1993, quindi ragazzi. Però devo dire la verità. La grafica ci sta, ragazzi, eh. Ci sta. Devo dire la verità. Sembrerebbe interessante sto gioco. Io adesso sono curioso un attimo di provarlo per vedere un attimo se posso pure trasformarmi. Se posso risucchiare. Sì, ragazzi, posso risucchiare le persone. No, vabbè. No, vabbè. C'è tanta roba. Qui, ragazzi, c'è gioco da solo. In una maniera incredibile. Come funzionano sti comandi? Aspettate. Sì, ragazzi, mi sono trasformato. No, vabbè, troppa roba, ragazzi. Quanta. È tanta roba. È tanta roba. Porco cane, non l'avevo mai visto. Kirby Adventure sul NES. Mamma mia. Bello. Qui c'è gioco veramente da solo. Lo corro pure. Bello, ragazzi. No, posso pure volare. No, vabbè. Come ho fatto? Così? No, vabbè. È bello, non posso andare più di così in alto. Dai, peccato. Però vabbè. Ci sta. E fermo. Vorrei cambiare. Posso? Posso o non posso? Come si fa? Vorrei cambiare. E butta giù. Butta sto robo. Ok, posso così, con Select ho fatto.
Ah, non mi uccidere. Voglio prendere questo. No, l'ho ucciso. No, volevo prendere questo lanciafiamme. Ora sono normale Kirby. Questo se lo prendo. Niente, non divento nessuno. E qui... Aia, mortacci sua. Mortacci sua, ragazzi. Ma la vita qui... Del cibo. Ok, mi pare che... Oh, abbiamo preso questo con lanciafiamme. Bello. Purtroppo però fa solo una mossa. Peccato. Però vabbè. Possiamo volare? Sì, che possiamo volare. Cioè, sta pure questo che vola. Ok, questo... Ok. Non so se è tipo elettrico, mi sa. Sì, penso di sì. Però vabbè. Noi andiamo avanti con... il fuego, ragazzi. Andiamo avanti con il fuego. Il fuego, un cavolo. L'ho perso. E basta, Kirby. A volà. Mi interessa però quello. No, dove è andato? Ma quello non lanciava tipo le bombe? No. Ah, che presa male. Io però vorrei capire dove prendo la vita. Mi sa quella è la vita. Mi sa proprio di sì. Oh, sì, infatti è questa. Proprio questa. Oh. Aia. No. No, ho perso la mia abilità, vabbè. Oddio, quello quanto è andato veloce. Non voleva trollare? Non ce l'ha fatta. Qui che pusha? Ma che cazzo è? Pusha? Ma che cazzo? Vabbè. Pusha. Ah, devo... No, vabbè, dovevo premere A. Tipo, se facevo più... Se arrivavo in alto mi dava tipo qualcosa, mi sembra, boh. Vabbè, a questo punto, ragazzi, direi di fare anche livello 2, perché no? A me mi piace... A me veramente... a me mi... Vabbè, lasciamo perdere. A me comunque mi sta piacendo Kirby. Però non ci ha fatto scoprire benissimo la storia, come era strutturata. Non ce l'ha presentata, ragazzi, alla fine. Peccato, eh. Perché ci ha fatto subito iniziare la storia, la... i livelli. Questo chi è? È il fungo. Mi sono inghiottito il fungo. Ehi, questo mi piace. Questo mi piace. No, è sempre questo che lancia tipo un raggio incredibile. Da quando mai esistono su Kirby i cannoni? Oh, io voglio prendere il cavaliere. Bello il cavaliere. Ragazzi, eccolo qui che lancia una sciabola, mi sembra. Bello. Qui che è? Oddio, la stella. Recipo. Oh mio dio. Ma che cazzo? Ma che è? Oh mio dio. Ah, ok. Pensavo che avevo perso la mia sciabola. Dai, vieni, vieni. Vabbè, andiamo. Boh, non so dove mi ha portato. Questo chi è? È il boss? Oddio, c'avevo ragione che quello lanciava le bombe. E mori, bastardo. E mori. E mori. E mori. E mori. No, 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 no. Vai. È morto, ragazzi. È morto il nostro boss. Oh, no, 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 no. È il boss. No, ragazzi, mi ha fatto perdere il coso. Ma non ci credo. Forse lo devo risucchiare per avere l'abilità quella delle bombe? Ma dai, ho perso l'occasione. Adesso che ci sto pensando. Questo però non mi piace. Aia, che dolore, che botta. Sono rimasto con una stanghetta. Dove cazzo? Vabbè. Qui però faccio così. Vi brucio tutti. Vi brucio tutti. Funziona? No, non funziona. Però c'è la fisica in questo gioco. Almeno qui c'è la fisica. Altro che Mario di Super Mario Bros. Che se spari le palle infuocate non fa caldo né freddo. Funzionano lo stesso. In teoria si dovrebbero spengere. Questo gioco, se io faccio fuori il coso, il lanciafiamme, Kirby sputa fuori l'acqua.
C'è una roba assurda. Bello, bello. Almeno in questo gioco c'è la fisica. Oh. Aia, che botta! Ho rischiato veramente moltissimo. Vabbè. Comunque, dai, carino sto gioco. Ah, addirittura c'è il checkpoint. Porca puttana. Allora, sto gioco è il top. È il top. È il top. Altro che Mario Bros 3. C'è pure il checkpoint, ragazzi. Bello. Pensavo che dovevo ricominciare da capo. Invece no. Bello, bello. Oddio, quello mi fa troppo. È troppo simpatico. Posso piarlo? No, ragazzi, niente. Cosa sono diventato? Ah, elettrico. Oh, perfetto. Oh mio Dio, che strano. Compenso però, vabbè, la vita era là. Dovevo resistere ancora un pochino prima per avere un po' di vita. Per recuperare tutta la vita. Però, vabbè. Siamo arrivati? No. Oh, ma quanto è lungo sto livello? Ma chi è? Spazzino? Come si chiama quello? Se lo catturavo diventavo spazzino? Boh. No, quello è il guerriero. Quindi possibilmente lasciamo perdere questo qui. Vorrei prendere lui. Vorrei prendere lui. Posso? Eccoci! Oh, Kirby in formato Link. Fuscia! Oh, già ho premuto di più di prima, ragazzi, con il pulsante A, e quindi, ragazzi, sono andato un po' più sopra. Boh, non so a che serve. Comunque, vabbè, ci sta. E vabbè, ragazzi, a questo punto, dai, ci sta come Kirby. Questo, ragazzi, me lo godo bello da solo. Ci gioco tranquillamente quando non ho nulla da fare. Ma questo, praticamente, penso mai, ragazzi, perché porco cane, ancora devo finire Zelda. Porco cane, c'è un botto di giochi da finire. Voi non potete capire. Pure Mario Rabbids, una cosa assurda, voi non potete immaginare. Comunque, vabbè, e Kirby va benissimo così. Io per sicurezza lo salvo, quindi non c'è problema. E quindi andiamo nella nostra sezione di giochi. Oh, oggi dai, come ultimo gioco proviamo Star Tropics. Zelda non lo proviamo perché già l'abbiamo provato un'altra volta, che è lo special. E quindi proviamo questo Star Tropics. Va, vediamo un attimo. Star Tropics, eccolo qua. Che cazzo è? Registrazione Your Name. Che palle però. Ma che è Zelda? Ma che è? Lollo ci metto, Lollo. Lollo. Ci posso mettere pure 02? 02 pure è meglio, via. Posso? Posso? Come si fa qua? Come si fa? Ah, ecco. And, vai. Perfetto. Vabbè. Un giorno in estate. La tua isola. Ma vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ma che è sto gioco? Mi aspettavo qualcosa di più emozionante. Ma che è? Che devo fare qua? Per il villaggio. Ma che casa è? Welcome to Coral Cola! Perfetto, che bel nome! Che bel villaggio! Ma che gioco è questo? Ma vabbè! Ma che serve? Io non ho capito! Ma che è questo robo? Che ha un maiale rosa? Una testa di maiale rosa con i capelli rosa? Ma che è? Oink, oink! No, invece è proprio il maiale, ma vaffanculo, leva quel culo schifoso, levalo proprio, levalo, levalo, andiamo via, andiamo via. Mamma mia, pensavo che era una testa di maiale e basta, ragazzi, con i capelli rosa, pensare un po' come sto oggi. E che devo fare? Che devo fare qui? Boh. Ma che è l'obiettivo di questo gioco è parlare con la gente? Va bene. Bello. Qui che è? Vuoi lottare? Oh, ma io che devo fare qua? Ma che devo fare qua?
dando qualcosa. C'hai un'arma? Non ce l'hai un'arma? E allora, tu ce l'hai un'arma? Pari no, sei una bambina. Sì? Almeno tu? Allora vaffanculo. Proviamo con questa. Se ce l'hai un'arma? No. Dove devo andare qua? Ma che gioco è questo? Che gioco schifoso è? Forse è qua dentro? Ah, è una casa. Pensando un po'. Oddio, che cazzo è questo? Ok, che cazzo, ce devo pure tradurre. Vabbè, vi metto la traduzione, ragazzi, qua sotto in pressione, così leggete benissimo. Vabbè, buon amico del tuo zio. Ascolta, Mike. Hai some bad news. Cioè, cattive notizie. Last night, l'altra notte, la scorsa notte, non ho provato a essere upset. Avrò messo la traduzione. Vabbè, lasciamo perdere. Ma noi, ragazzi, voglio skippare assolutamente. Io mi metto le traduzioni, assolutamente sì, per farvi un attimo capire. E I don't know what do you do, can you help? Sì, aiutiamo questo povero cristiano che sembra un lottatore di sumo. Però va bene. Ah, che bella cornicetta. Oh, hai una stella. Perfetto, Mike. Vabbè, beautiful around. Ma dai, ma non me va nemmeno di tradurre, ragazzi. Perché devo tradurre ste cazzarola di dialoghi, ragazzi? Perché? Perché non fanno i giochi? Per fortuna, ragazzi, ci hanno calcolato dal 2000 e in poi, dal 2004-2005 in poi. Perché altrimenti continuiamo a fare i giochi con la lingua tipo sempre inglese, con la lingua tipo brasiliana, inglese, coreana, quella e quell'altro, tranne noi italiani. Per fortuna hanno tradotto pure in italiano i giochi, quindi siamo piuttosto fortunati oggi. Pensare qui, o sapevi l'inglese oppure ti attaccavi al cavolo, non giocavi proprio su questi giochi. Vabbè, andavi d'intuito come sto facendo proprio io adesso. Mike, dove sei Mike? Sei tu Mike? Sei tu? No, che sei una vecchia. Questo? Sì, eccolo, sta qua dentro. No, comunque andiamo sotto le scale. Oddio, e che cazzo è questo? Sei shaman. Sono shaman. E sorella di questa isola. CF. Che cazzo non la vuol dire. Comunque, tuo zio è stato buttato. Ma che è? Tipo rapito, una roba del genere, non lo so. Perché lui ha trovato un segreto in queste ultime, ma che ne so, vaffanculo ragazzi, vaffanculo, basta. Potrebbe essere divertente sto gioco per chi è inglese, per chi sa la lingua inglese, ma non per me. Dai, che cosa tocca fa qui, che cazzarola tocca fa? Oh, adesso possiamo definire il gioco un po' interessante. Almeno qualche azione qua c'è da fare o no? Che sto sti robbi? Oddio! Aspettate! La mia arma non è una stella, ma è un yo-yo! Ma che. Ma vaffanculo alle stelle! È un yo-yo, ragazzi! Ma sti bruchi lì! Altro che stelle! Boh, vabbè! Mi ha dato comunque un'arma che è yo-yo! Perfetto! Però carina. Vai yo-yo, vai. Distruggi ste nuache. Tocca distruggere tutte, perché altrimenti non possiamo andare avanti. Mi sa proprio di sì. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po' dove finiamo, ragazzi. Non voglio fare però tutto il livello, possibilmente. Qui che tocca fa? Oh mio Dio, vaffanculo. Sono morto. Ma dai! Devo fare tutto da capo? Vabbè, perdo pure le vite.
Ma io che ne sapevo, ragazzi, che quello se poteva saltare. Ma vaffa. Scusate, no, per curiosità. Ah, ok, si salta così. Ma io che ne sapevo, ragazzi. Ma io veramente che ne sapevo? Non ne sapevo assolutamente nulla. Dai, ultima lumaca. Ecco, e mori. Quindi, dai, con un po' di difficoltà a muovermi, devo dire la verità. Ari, eccoci qua. Oh, saltiamo così. Non so, non capisco dove devo andare. Ah, devo far prima fuori questi. Oh, e quella stella è scomparsa. Ma che significa? Questo muore. Stella. Oh, che figo. Mi sbloccano pure le casse, ma che so. Ma che è? Boh. Posso muovermi? Sì, di un blocco. E dai, muove. Ok. Adesso c'è però quel topo. Muori, muori, muori. È morto? Sì, ok. Ah. Oh, ma resistono sti topi. Sti topi di fogna. Quanti sono sti topi? Topi di fogna, venite da me. Dai, che vi faccio fritto. Con sto yo-yo. Incredibile. Dai, saltiamo. Dai, ok. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ma vaffanculo, vaffanculo. Ho perso così. Ma vaffanculo, basta. Basta. Basta, 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 basta. Come si esce, basta, basta, basta. Pure sto gioco mi ha stufato. E vabbè. Insomma, ragazzi, oggi abbiamo visto questi giochi. Questi, possiamo dire, tre giochi. Questi Kid Icarus, Kirby Adventure, che mi è piaciuto assolutamente molto. E questo sicuramente li giocherò io privatamente, se ce la farò, ragazzi. Se ce la farò. Poi Star Tropics, abbiamo provato questo gioco che alla fine non ci ho capito niente. Che cos'è? La grafica è veramente uno schifo, ve lo sconsiglio, veramente. E poi basta, insomma, sono stati tre giochi, dai. Oggi siamo concentrati solo in questi giochi. Poi ragazzi era inutile che ve lo portavo a febbraio perché alla fine provavamo soltanto Kirby Adventure o al massimo qualche gioco che non avevamo provato. Però vabbè, insomma, oggi siamo concentrati veramente su queste novità di marzo e a questo punto questo video può finire così. Ebbene ragazzi, questo video su Nintendo Switch Online, sulle novità dell'applicazione NES di marzo può finire così, spero che vi sia piaciuto. Lasciate like, spero che veramente pure a voi vi sia piaciuto Kirby, perché è stata veramente una cosa veramente molto pazzesco. Sarà veramente una cosa pazzesca, ragazzi. Io non sapevo dell'esistenza di Kirby del 1990, cioè è una roba incredibile. Cioè io non sapevo dell'esistenza quando io giocavo con i giochi Pokémon, col Game Boy e i giochi Mario sempre sul Game Boy. Cioè, io non sapevo l'esistenza di Kirby, l'ho saputo solo tramite la Wii. Pensate che infanzia di me. No, dai. Comunque ci sono stati giochi che veramente mi hanno trattenuto per tutta l'infanzia. Però dai, Kirby non mi sarei mai aspettato che c'era Kirby a quel tempo. Ma vabbè. È stata veramente una bella sorpresa per me. E a questo punto, chi non è iscritto, iscriviti subito, mi raccomando. I social sono qua sotto in descrizione. Andatemi a seguire anche lì Instagram lollozerodebest e Telegram chiocciolalollozerodebest. E ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video e ciao.